L'attrice Luisa Ranieri fotografa di nascosto il marito. Luca Zingaretti ripreso in una situazione particolare. Luca Zingaretti è un noto attore italiano, nato a Roma nel novembre del 1961. Il pubblico televisivo lo conosce principalmente per la sua interpretazione del commissario Salvo Montalbano. Luca è il fratello maggiore del politico ed ex segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. La sua formazione d'attore è avvenuta all'interno dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica a Roma. Subito dopo, a partire dal 1980, il giovane Zingaretti ha esordito come attore di teatro negli spettacoli di registi importanti, tra cui Luca Ronconi. Parallelamente, tra gli anni 80 e 90, Luca Zingaretti ha partecipato ad alcuni progetti cinematografici. Il Branco, 1994, di Marco Risi, Vite strozzate, 1996, di Ricky Tognazzi e Artemisia. Passione estrema, 1997, di Agnès Merle. Nello specifico, dal 1993, l'attore ha interpretato diversi personaggi italiani realmente esistiti in diversi film per la televisione. Ma la vera svolta nella sua carriera da attore è avvenuta alla fine degli anni 90. Nel 1999, Luca Zingaretti è stato scritturato per interpretare il ruolo di Salvo Montalbano nella prima stagione dell'omonima serie televisiva, tratta dai romanzi dello scrittore siciliano Andrea Camilleri. Questo personaggio, negli anni, ha dato all'attore moltissima notorietà e grande popolarità, sia in Italia che all'estero. Grazie alla serie, Il commissario Montalbano, Luca Zingaretti è diventato l'attore italiano più pagato nel 2009. Un altro importante personaggio, realmente esistito, è stato il sacerdote Don Pino Puglisi, che ha lottato contro la mafia nel quartiere Brancaccio e per questo è stato ucciso. Zingaretti fotografato dalla moglie di nascosto. Beccato, così. Nel 2010, la carriera di Luca Zingaretti è stata riconosciuta da alcuni premi, come ad esempio il Nastro d'Argento come miglior attore non protagonista né La nostra vita e Il figlio più piccolo di Pupi Avati. Zingaretti è noto per aver svolto anche l'attività di doppiatore. In particolare, ha dato la voce a Marlin, il padre del pesciolino Nemo. Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, nel 2004 l'attore si è separato dalla giornalista e scrittrice Margherita D'Amico. Successivamente, nel 2005, Zingaretti ha conosciuto sul set della miniserie televisiva Cefalonia la seconda moglie Luisa Ranieri. I due attori si sono sposati nel 2012, nel famoso castello di Donna Fugata, situato in provincia di Ragusa. Dalla loro unione sono nate due figlie, la prima nel 2011 e la seconda nel 2015. Zingaretti e Luisa Ranieri vivono e passano gran parte della loro quotidianità insieme, ovviamente quando non sono impegnati nei rispettivi progetti cinematografici. Nel corso delle loro giornate, diverse volte capita che la Ranieri riprenda o scopra il marito in particolari situazioni. In particolare, recentemente, l'attrice ha fotografato il marito e ha pubblicato successivamente la foto come Instagram Story. Ma che cosa è successo nello specifico? Che cosa stava facendo l'attore, nonché compagno di vita, Luca Zingaretti? Luisa Ranieri ha beccato il marito mentre beveva una tazzina di caffè e, assorto, guardava fuori dalla finestra. Inoltre, Zingaretti era assolutamente tranquillo e rilassato, tanto da avere una delle due mani in tasca. La fotografia, pubblicata come Stories, è accompagnata dalla didascalia. Buongiorno a tutti!